farlo da qui, dal punto dove generalmente rimango ad osservare la fauna che si muove qui intorno, dove anche rimango a riflettere un po' su tutto quello che è stato il senso della giornata. E quello di cui voglio parlarvi oggi sono alcuni strumenti. In genere non mi dedico tanto all'utilizzo di strumentazioni, e per strumentazioni parlo di questi, del binocolo o della lente d'ingrandimento, perché allenare il proprio occhio a osservare i dettagli, grandi o piccoli che siano, è qualcosa che poi ci può tornare estremamente utile quando non abbiamo questo materiale qui, ma ovviamente potrebbe essere a disposizione, e soprattutto in questi casi in cui ci è precluso lo spostarci magari o addirittura uscire di casa, possiamo comunque fare delle osservazioni. Abbiamo detto la scorsa volta che la natura sta riprendendo piano piano determinati spazi per varie ragioni. Primo fra tutti il fatto che non c'è questa pressione antropica, non c'è più l'uomo che con i suoi movimenti frenetici, continui, il traffico e tutto quanto, vanno ovviamente a disturbare questi animali. E quindi alcuni spazi vengono nuovamente colonizzati, soprattutto da determinati individui di alcune specie. Perché immaginate di essere un giovane esemplare di una determinata specie, hai tutta la concorrenza degli individui adulti più esperti su dove fare il nido, su dove trovare il cibo, eccetera, e quindi la città praticamente diventa quasi uno spazio non più disturbato, ma uno spazio a disposizione, quasi una nuova frontiera da colonizzare, e quindi saranno soprattutto gli esemplari più giovani a essere più facilmente individuabili. Ora c'è un rischio, chiaramente, nel momento in cui tutto questo finirà e quindi saremo liberi di tornare a muoverci liberamente, torneremo ovviamente presenti in determinate zone dove questi individui, questi animali, hanno in qualche modo fatto la loro tana o il loro nido, e quindi subiranno un grosso stress dato dalla pressione ovviamente del ritorno dell'uomo, e quindi dovremmo essere bravi a non andare a disturbare questi animali, a sbirciare eccessivamente quello che è la loro attività, proprio perché speriamo che riescano comunque a completare il loro ciclo vitale, quindi con la cova, nella fattispecie se parliamo di uccelli, e poi con la nidiata, far crescere la nidiata fino all'involo dei pulcini. Guardate qua, mentre vi parlo sta sorgendo, non so se riuscite ad apprezzarla, sta sorgendo la luna piena, bellissima, è quasi piena, è leggermente superata, la luna piena era qualche giorno fa, ma è uno spettacolo sempre veramente meraviglioso. Ora, tornando al discorso della strumentazione del binocolo, come funziona? Non è sufficiente prendere un binocolo, immaginiamo di averlo a disposizione, non è sufficiente prendere un binocolo e metterlo di fronte agli occhi e iniziare a scrutare l'orizzonte. E il primo passo da fare, proprio per quello che vi dicevo prima, per allenarci, è quello di iniziare a scrutare quello che abbiamo intorno. E quindi, ops, scusate, il vento ha fatto cadere la telecamera. E quindi iniziare a scrutare intorno, perché alleniamo innanzitutto alla visione dei dettagli. Una volta individuato un dettaglio che ci interessa, un movimento, oppure un uccello proprio, vediamo che sbatte le ali qui vicino, a quel punto fissiamo gli occhi sul nostro obiettivo e andiamo a mettere, a interporre il binocolo tra noi e il nostro obiettivo. Molto spesso lo vedremo sfocato. I più esperti già sapranno come mettere a fuoco un binocolo, ma ha questa rotella. Questa rotella serve proprio per calibrare la messa a fuoco. Un altro aspetto importante è che non tutti quanti vediamo allo stesso modo, e i due occhi devono allinearsi in un determinato modo per riuscire a vedere a fuoco. Il cervello compensa tutto quello che sono alcune difficoltà, ma il binocolo ci viene incontro perché riusciamo a tarare, vedete, una determinata lente rispetto all'altra, e quindi mettendo a fuoco una certa lente, quella non regolabile, quindi chiudendo l'occhio della lente, vedete, regolabile, e rimanendo aperto questo occhio qui, andiamo a mettere a fuoco con questa rotella il binocolo. Dopodiché chiudiamo quest'occhio perché sarà a fuoco, e apriremo quest'altro occhio.
quest'altro occhio potrebbe essere a fuoco, ma se non lo fosse abbiamo un'altra rotella che va ad agire per modificare la messa a fuoco di questo occhio qui. Una volta che vediamo anche a fuoco con questo occhio, a quel punto avremo entrambi gli occhi perfettamente a fuoco e i dettagli li vedremo molto più nitidi. Quindi andiamo poi a scrutare la zona dove abbiamo visto il movimento e riusciamo a individuare e mettere a fuoco perfettamente l'animale che abbiamo individuato. A quel punto c'è tutto quanto un mondo che va ad aprirsi di fronte a noi. Il resto ovviamente lo lascio alla vostra curiosità e per questa sera vi auguro una buona serata e io continuo a scrutare il mio orizzonte intorno a me. Ciao!